Campus Forum fa ripartire il food. Presentato il programma del Green Retail Forum. Auchan cede le profumerie Lillapois a DMO. Idea Bellezza, Gruppo Vegé pianifica altre 32 aperture. Confcommercio, Back to School, salato e incerto. Buongiorno e ben ritrovati al TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Da questo mese trovate il nostro notiziario anche sul portale distribuzionemoderna.info, oltre che sul canale YouTube. E adesso vediamo le principali notizie di questa settimana. E apriamo con Cibus Forum, dove leader di agricoltura, industria alimentare e grande distribuzione si sono trovati a Parma il 2-3 settembre per delineare una strategia per la ripresa assieme a rappresentanti del governo e delle istituzioni. Cibus, che da sempre intercetta le esigenze dell'agroalimentare Made in Italy, con il forum ha offerto un'occasione di incontro agli oltre 600 operatori professionali italiani ed europei intervenuti. Presentati i temi del prossimo Green Retail Forum, che prenderà il via a Milano il 21 ottobre, organizzato da PLEF, Planet Life Economy Foundation. Vediamo il contributo. Il 21 ottobre torna a Milano per la 10ª edizione Green Retail Forum. Parleremo di come va verso la sostenibilità tutto il mondo del largo consumo. Lo parleremo per filiera, per capire non solo i singoli ma come tutti si muovono nel momento in cui hanno subito gli effetti del Covid e nei progetti verso l'Agenda 2030. Vi aspettiamo per parlare anche degli tool specifici che servono per la circolarità, per la dichiarazione ambientale di prodotto e per una comunicazione che veramente trasmetta sostenibilità a tutti i cittadini e i consumatori. Auchan Retail Italia ha venduto il 100% dell'insegna Lillapois, specialista della cura casa e persona. La catena conta circa 50 punti di vendita, un proprio commercio elettronico e un secondo brand Lillapois. L'acquirente è DMO, affiliato a Consorzio CRAI e leader nel drag con l'insegna Caddis, le profumerie Beauty Star e i pet shop L'Isola dei Tesori. Gargiulo e Maiello, da oltre 50 anni nella distribuzione all'ingrosso di prodotti di profumeria, cosmetica e igiene della persona, associato a Vegé, aprirà 32 nuovi punti di vendita in Italia a marchio Idea Bellezza, con un incremento di 120 nuove assunzioni. Il piano è reso possibile da un finanziamento di 5 milioni di euro erogato da Unicredit. Mancano pochi giorni alla riapertura delle scuole in tutta Italia, ma in un clima di incertezza. E anche il mercato soffre, come rileva Confcommercio. La vendita di materiale scolastico va infatti a rilento. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso si registra un meno 40% di fatturato e entro fine anno potrebbero chiudere il 5% delle attività. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e sul portale distribuzionemoderna.info. Grazie!